Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il Corriere mi ha appena recapitato questo pacco contenente l'iPhone 12 Pro che ho ordinato praticamente subito il giorno che era possibile preordinarlo e oggi che è il giorno dell'uscita il Corriere me l'ha recapitato. Non sto più nella pelle, non vedo l'ora di aprirlo anche perché non l'ho ancora aperto, quindi andremo a fare un unboxing insieme e tireremo le prime considerazioni e opinioni dal punto di vista estetico, qualitativo e di quello che dovrebbe essere questo nuovo prodotto di casa Apple. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo perché non sto più nella pelle e andiamo a vedere com'è questo iPhone 12 Pro. Allora, andiamo a togliere la prima parte di scatola, quella un po' più inutile direi, e ecco qua subito l'iPhone che è sotto a questa pellicola di cellophane, via la scatola inutile. Ed ecco qua la confezione dell'iPhone. Come sapete, Apple quest'anno ha ridotto le dimensioni della scatola riducendo il contenuto della scatola, perché ormai, come tutti sanno, ho visto tutte le critiche e tutto il, diciamo, il clamore che ha creato questa scelta di Apple di andare ad eliminare quello che era, diciamo, i prodotti, o meglio gli accessori che c'erano all'interno della confezione dell'iPhone: l'alimentatore e le cuffie. Eliminando questi due accessori anche la confezione si è ridotta davvero di tanto, praticamente quasi dimezzata nello spessore, ma anche ovviamente nel contenuto. E secondo me in questa scelta Apple non è uscita benissimo, anzi un po' malino. Però ovviamente, se vuoi avere un prodotto Apple, ti devi adattare alle loro, diciamo, politiche di mercato, o altrimenti ti adegui e scegli un prodotto Android e vai per un'altra strada. Ma se vuoi un prodotto Apple, ti devi adeguare alle loro scelte. A volte sono scelte più che ottime, altre volte sono scelte molto molto discutibili. Quindi andiamo a fare l'unboxing, quindi spellicoliamo il pacchetto, ragazzi, momento catartico. Ed ecco qua l'iPhone 12 Pro, o meglio la confezione dell'iPhone 12 Pro. Andiamo ad aprire la confezione. Wow, ragazzi, stupendo, già il dietro è tanta roba. Io ho scelto la colorazione blu, che è il nuovo colore di quest'anno, questo blu pacifico, quindi ho optato appunto per questa colorazione nuova, tanto per cambiare, perché comunque tutte le volte che ho acquistato un iPhone l'ho sempre acquistato con una colorazione, se vogliamo, classica, o quella bianca o quella nera. Questa volta invece ho scelto una colorazione diversa, che è appunto quella nuova di quest'anno, che è andata a sostituire quello verde della versione 11. Quindi in questa versione 12 iPhone ha introdotto questa colorazione blu pacifico, che secondo me è fantastica. Adesso non so se dalla camera si renda benissimo l'idea della colorazione, ma è pazzesca, perché poi ha questo vetro, ragazzi, satinato, che è incredibile. Quindi il contrasto tra vetro satinato e la mela lucida è una cosa fantastica. Poi qua abbiamo ovviamente tutta questa parte intorno alle camere fatto di vetro, che è un'altra soluzione secondo me incredibile dal punto di vista estetico e del design, perché dal punto di vista, ragazzi, puramente del design è incredibile. Guardate la cornice in acciaio chirurgico, che è davvero fantastica, bellissimo. Poi l'aspetto estetico, ragazzi, che è quello che ricorda l'iPhone 4 praticamente, l'iPhone 5. Quindi questi iPhone che avevano questo, diciamo, contorno così squadrato, vanno a, comunque questo iPhone 12 prova a richiamare quel design, ed è un design che secondo me, per chi ha vissuto i prodotti Apple di quell'epoca, o meglio appunto di quelle versioni di telefoni iPhone, sa di cosa sto parlando. Secondo me i telefoni dal punto di vista estetici più belli erano appunto l'iPhone 4, l'iPhone 5, che avevano questa tipologia di design. Adesso andiamo a spellicolare il display e voilà! Fantastico, bello. E questo iPhone 12 Pro andrà a sostituire quello che è il mio telefono che ho avuto fino adesso, cioè l'iPhone XS Max, che ormai ha circa 2 anni di vita. Adesso mi abbandonerà, se ne andrà per altre strade, visto che praticamente l'ho già venduto, quindi se ne andrà e verrà sostituito da questo iPhone 12 Pro. Adesso andiamo a vedere un attimo, prima di continuare a parlare del telefono, cosa c'è nella confezione. Praticamente niente, c'è un cavetto che è un cavetto Lightning Type-C, e poi non c'è niente, un piccolo manualino inutile come al solito di Apple, e la spilletta per fare aprire lo sportellino per inserire la micro SIM. Allora, ovviamente avete visto la confezione minimal, si è vista anche dal punto di vista estetico, che era davvero bassa, cioè una confezione super bassa, perché contiene davvero
pochissimo. E tornando al discorso iniziale, la scelta ha fatto davvero tanto clamore. Ovviamente Apple secondo me poteva trovare soluzioni migliori, perché comunque è vero che un alimentatore ce l'abbiamo tutti, però un alimentatore con una presa Type-C non ce l'hanno proprio tutti, nel senso che non è così comune. Allora, secondo me, Apple avrebbe dovuto perlomeno inserire un adattatore da Type-C a USB. Allora, a quel punto, un alimentatore ce ne avremmo avuti sicuramente un po' tutti, mentre un alimentatore Type-C, secondo me tanta gente non ce l'ha, quindi lo deve acquistare. Quindi acquistandolo decade un po' quello che è il principio di Apple dal punto di vista dell'ecologia, se quello è stato il motivo reale della scelta di Apple, perché poi secondo me l'hanno condita via un po' così. Ma poi mi sembra un po' la scelta di McDonald's, delle cannucce che non mettevano più tutte queste cose, però poi c'era il coperchietto di plastica, però la cannuccia, guai, la cannuccia era di plastica, inquinava, il coperchietto di plastica invece no, quindi non lo so, mi sembra un po' la stessa filosofia dove c'è dietro forse qualcos'altro che noi non abbiamo capito, o meglio, o forse l'abbiamo anche capito. Le cuffiette invece probabilmente chi arriva dal mondo Apple e sta continuando a utilizzare il mondo Apple ha le AirPods e quindi dal punto di vista delle cuffiette, forse lì un po' più di senso ce l'ha, anche se è sempre un qualcosa che vai a togliere da un prodotto che costa davvero tanti soldi e il prezzo comunque non è diminuito. Quindi hai mantenuto un prezzo sostanzialmente alto e hai dato delle cose in meno, che sia per un motivo ecologico, che sia per un motivo di scelta di marketing, che sia per un motivo di quel cavoli che vuoi, ma hai dato delle cose in meno. Però ragazzi, come vi ho detto anche all'inizio del video, chi vuole avere un prodotto Apple si deve adeguare nel bene e nel male. Vuoi un prodotto che funziona bene, che non ha mai bug, che funziona con tutte le applicazioni, dove le applicazioni sono ottimizzate, funziona sempre tutto, che sia un'applicazione di DJI, che sia un'applicazione video, che sia un'applicazione di editing video, che sia un'applicazione per qualsiasi soluzione l'applicazione sia creata per questo iPhone o per questi iPhone, funzionano sempre benissimo. Con Android, ovviamente, come sapete, ci sono un po' più di problemi dal punto di vista dell'ottimizzazione. Quindi, se si vuole avere un prodotto affidabile che dura negli anni e che gli aggiornamenti diciamo continuano per tanto tempo, perché come sapete iOS 14, l'ultimo aggiornamento di Apple dal punto di vista del sistema operativo dei suoi dispositivi mobili, è disponibile per l'aggiornamento anche negli iPhone 6S. Quindi ragazzi, capite che un 6S è un telefono di un bel po' di anni fa e ancora quel telefono si può aggiornare con l'ultimo sistema operativo, roba impensabile per i telefoni Android, dove nel giro di un anno, 2 anni veramente si fa fatica a fare l'ultimo aggiornamento di sistema operativo, poi subentrano incompatibilità con le applicazioni. Qua invece ovviamente avete un mondo praticamente perfetto, però questo mondo perfetto diventa imperfetto per alcune scelte di Apple a cui dobbiamo adattarci se vogliamo questa tipologia di prodotto. Poi scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate su questa scelta, se secondo voi ha senso, anche se non credo che per molti abbia senso, però scrivetemi la vostra opinione, che a me fa sempre piacere leggere. Ovviamente scrivete cose sensate e ragionate, non scrivetemi Apple ladro di M, tutte queste cose, perché vabbè, quello è facile fare, diciamo, questa tipologia di critica. A me piace più una critica costruttiva. Quindi ragazzi, andiamo a rivedere un attimo il telefono, ovviamente questo telefono che è migliorato sotto tanti punti di vista. E ragazzi, seguitemi nei video prossimi che arriveranno riguardanti questo telefono, perché visto che Apple l'ha molto elogiato dal punto di vista video, come poi è, perché comunque qualità fotografica e video di questi iPhone è tanta tanta roba, però l'ha elogiato veramente tanto, ho in mente di fare alcune prove per vedere se è così eccezionale come ce l'ha venduto Apple dal punto di vista della pubblicità e della sua promozione quando è stato presentato. Quindi direi che possiamo provare perlomeno ad accenderlo. Allora ragazzi, ovviamente dal punto di vista innovativo, che ha davvero di innovativo questo telefono è le fotocamere, ovviamente, che hanno avuto un salto in avanti dal punto di vista della qualità, dal punto di vista del sensore, che è migliorato ulteriormente. Poi, come sapete, il grandangolo, lo zoom, cioè tutte queste fotocamere che lavorano in maniera eccezionale, perché si può passare da una all'altra in maniera fluida, senza stacco, cioè tutto è ottimizzato in maniera perfetta, e questo ormai lo sapete perché era così anche per
la versione 11 Pro. E una delle novità introdotte in questo nuovo iPhone 12 Pro, oltre appunto a questo miglioramento delle fotocamere, è sicuramente l'aggiunta di questa fotocamera, la fotocamera LiDAR, con questa tecnologia secondo me incredibile che invia questi segnali tipo laser che vanno a sbattere contro gli oggetti di un locale, di un ambiente, quello che è. Quindi tutti questi laser vanno, rimbalzano, tornano indietro alla velocità della luce e nell'analisi fatta dal telefono riesce a riprodurre appunto un ambiente 3D, quindi dà la possibilità alle nuove applicazioni che poi arriveranno, già ce ne sono qualcuna, però ovviamente questa tecnologia verrà sfruttata nei prossimi mesi con nuove applicazioni che ci permetteranno davvero di fare cose incredibili, soprattutto nella realtà aumentata. Quindi sicuramente è una cosa da vedere in futuro, o meglio in un futuro breve, perché parliamo di applicazioni che usciranno a breve con funzioni davvero incredibili sfruttando appunto questa nuova fotocamera LiDAR. E ovviamente poi questa fotocamera è una fotocamera che aiuta anche le altre fotocamere, nel senso che quando queste fotocamere devono lavorare in situazioni difficili tipo con poca luce verranno aiutate nel diciamo messa a fuoco in tutte le situazioni critiche dove una fotocamera normale trova tante difficoltà appunto per la scarsa luce. Questa fotocamera LiDAR aiuterà le fotocamere che scattano la foto a visualizzare i soggetti, a visualizzare i visi, perché anche con poca luce questa fotocamera manderà appunto questi laser, chiamiamoli così, che vanno a scansionare quello che è il viso del soggetto, quindi rilevano la forma, rilevano appunto tutto quello che è magari la persona che deve essere fotografata e dopo mandano ovviamente tutta l'elaborazione alle fotocamere e che riescono comunque a scattare foto più che buone anche con pochissima luce. Questa ovviamente è una novità davvero importante da parte di Apple, appunto questa fotocamera LiDAR. Una cosa che però secondo me in questo telefono potevano andare a introdurre era il Touch ID in questo tasto laterale, perché nel tasto d'accensione potevano introdurre un Touch ID che, ok, il Face ID tanta roba, funziona in maniera eccezionale anche al buio, cioè ormai è stra collaudato, quindi ok, va benissimo, però visto che negli iPad è stato introdotto il Touch ID nel tasto laterale, secondo me ci stava introdurlo anche qua, avere una doppia possibilità di sblocco, soprattutto adesso poi con l'uso della mascherina sarebbe stato veramente eccezionale avere la possibilità di appoggiare il dito e sbloccare il telefono, visto che con la mascherina bisogna ogni volta inserire il codice perché il Face ID non ci riconosce, giustamente, perché se bastava una mascherina per riconoscerci lo stesso magari la sicurezza non sarebbe stata proprio top. Però secondo me, visto che la tecnologia già ce l'avevano nei loro prodotti, potevano tranquillamente inserirlo qua, a quel punto stavi dando davvero un'altra cosa in più. Quindi ragazzi, direi che questo video unboxing finisce qua. Ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Ovviamente è un prodotto costoso, tutte queste cose le sappiamo già. Ditemi cosa ne pensate dal punto di vista estetico, dal punto di vista dei materiali, perché come sapete è stato introdotto pure un vetro ancora più resistente, 4 volte più resistente di quello che era il vetro precedente della versione 11, quindi in teoria un vetro quasi antiproiettile, e dal punto di vista puramente del design cosa ne pensate, che secondo me esteticamente è un telefono incredibile, è davvero un dispositivo spettacolare. Ditemi però cosa ne pensate anche delle mancanze che adesso ci sono all'interno della confezione. Quindi ragazzi, se questo video unboxing dove vi ho dato le mie prime impressioni riguardante l'iPhone 12 Pro vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove avevo già messo una story che era arrivata la confezione, dove metto tante story riguardanti i prodotti che mi arrivano con degli spoiler e tante cose che magari poi qua su YouTube non arrivano, quindi seguitemi su Instagram. E ragazzi, se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte e soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial e tante novità anche riguardanti questo iPhone 12 Pro. E quindi ragazzi, ciao!